Bene, ora che abbiamo scaricato le due immagini da itch.io, vediamo come creare un progetto per tenerne conto. Quindi creiamo un nuovo progetto, mettiamo prova video, vediamo se mi lascia fare. Ok, vedete che ho tutto pronto il progettino. Qui all'interno di questo progettino vado negli sprite e mi carico proprio completamente praticamente le due immagini player. E poi mi carico anche tiles. Adesso in questo video vediamo come facciamo a estrarre da questo sprite che è di utilità, poi dovremo buttarlo via, soltanto la parte relativa ad esempio a Run Cycle. Quindi praticamente cosa facciamo? Andiamo in Select, quindi qui dobbiamo dire Select, andiamo a selezionare praticamente la strisciata che ci interessa, certiamoci che sia multipla di 16, quindi in questo caso dovrebbe essere questa, 128x16, la selezioniamo, facciamo il copia, dopodiché creiamo un nuovo sprite con il player idle, cioè player running, a destra sarebbe, quindi qui facciamo più sprite. Quindi so c'è già un 128x16 perché è l'ultima cosa che avevamo fatto, ma in teoria potrebbe essere comunque 128x16 perché vogliamo fare questo signore. Facciamo CTRL V e abbiamo praticamente la nostra strisciata. Questa strisciata però a questo punto occorre trasformarla in modo da generare un'animazione, no? Quindi innanzitutto attiviamo l'animazione, quindi vediamo che non è quella giusta e dobbiamo praticamente generare dalla strisciata, cioè praticamente prendiamo, CTRL Z, scusate, selezioniamo il primo frame, 16x16, e a questo punto, avendo il primo frame, abbiamo questo bottone che si illumina, che lo fa diventare striscia di animazione. Quindi in questo modo abbiamo lo sprite caricato e si chiama praticamente walk R. La stessa cosa adesso lo dobbiamo fare per l'animazione a sinistra, se vogliamo, e per le altre animazioni. Quindi facciamo un ulteriore esempio, prendiamo il run cycle, quindi sono questi. Da qualche parte qui c'è ci saranno anche delle animazioni. Beh, il fermo sarebbe per esempio questo, però potrebbe esistere ad esempio il jump cycle verso destra e verso sinistra. Quindi anche qua stesso lavoro, prendiamo la strisciata che a questo punto vedete che è diventato 80x16, la copiamo, facciamo un nuovo sprite 80x16, quindi lui l'ha creata esattamente delle dimensioni con cui abbiamo fatto il copia. Facciamo CTRL V, abbiamo questa strisciata. Sempre con seleziona facciamo CTRL Z, selezioniamo 1, quindi un 16x16 e abbiamo striscia animazione e qui abbiamo il jump. Ok, questo qui è il jump. Ok, jump a destra, anche questo, jump R. Analogamente la possiamo fare per qualunque, e qui abbiamo la preview della nostra animazione che possiamo rendere più veloci spostando questo cursore. Qui possiamo vedere le singole frame che vanno a costituire praticamente la nostra animazione e qui vediamo come verrebbe. E questo è tutto per un'elementare, diciamo, trasposizione di una strisciata di animazione all'interno di Maker Studio.